tema della sostenibilità è diventato di estrema attualità e rappresenta oggi una priorità sia nel mondo dell'educazione che nel mondo della produzione che nel mondo dell'economia. Non si può più vivere senza pensare alla sostenibilità. La sostenibilità è stata ben rappresentata per quello che riguarda gli obiettivi del futuro dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il problema è poi come applicare questi obiettivi che sono estremamente ambiziosi. Questi obiettivi si possono sicuramente realizzare e io sono ottimista per il futuro se creiamo delle sinergie tra il mondo della produzione e il mondo dell'educazione. Spesso questi due mondi sono visti in conflitto perché purtroppo i prodotti a disposizione dei giovani non sempre sono all'altezza dell'esigenza di sostenibilità sia per la salute che per l'ambiente, e il fatto che un'impresa come Andriani si sia messa di fianco alla scuola e accompagni la scuola nei suoi percorsi educativi, mettendo a disposizione anche dei prodotti che sono estremamente sostenibili sotto tutti i punti di vista, è di grande importanza per riflettere sul futuro dell'educazione e proporre nuove linee guida e nuovi percorsi per l'educazione. Quindi è una strada iniziale, ma che avrà un lungo successo e sicuramente sarà costruttiva. Bisogna porre attenzione a creare dei modelli coerenti e a dare ai giovani che in questo momento sono molto disposti a cambiare, ma hanno mancanza di punti di riferimento, dei punti di riferimento che siano onesti, trasparenti e coerenti.